Hi, I'm Evelyn and today I want to talk to you about our beloved fountain pens. I wish you a good viewing and greet you with a hug. Salve amici. Oggi iniziamo questa avventura stilografica con un nuovo format e parleremo in questi video di stilografiche. Lo faremo in maniera concisa, direi quasi circoncisa, perché taglieremo e ci abitueremo a venire incontro soprattutto agli appassionati che hanno pochi secondi di attenzione. Quindi lo faremo con brevi tratti, ma parleremo soprattutto di stilografiche esclusivamente iconiche, niente stilo orientale, ma quello che rappresenta il meglio del mondo della stilografia. Modelli che hanno fatto la storia della stilografia. E oggi vi voglio parlare di un modello che porta il nome di un grandissimo scrittore americano, uno scrittore che o lo ami o lo odi, come la maggior parte delle nostre stilografie. E vi posso dire che non faremo delle recensioni, ma sempre delle impressioni. E ho l'onore di parlarvi della Mont Blanc Hemingway. Andiamola a sentire. A partire dal 1992, la Mont Blanc inizia a lanciare annualmente due serie limitate per onorare mecenati, autori, scrittori, letterari, artisti. Vengono lanciate le prime edizioni limitate, la magnifica Lorenzo de' Medici e la Rider Edition Hemingway. Sono le prime edizioni annuali, ambite dai collezionisti di tutto il mondo. La prima edizione Hemingway è stata lanciata nel 1992, intorno ai 20.000 esemplari, ed è diventata da subito un oggetto da collezione molto ricercato. Infatti la penna si ispira alla Messerschmitt 139, una penna degli anni 30, quando Hemingway raggiunse il successo. Il corpo è in resina color corallo con finiture marrone scuro che ricorda i colori della terra cubana dove lo scrittore ha vissuto. Il cappuccio è placcato in oro e presenta la firma di Hemingway incisa. Il pennino è in oro 18 carati, lavorato a mano, ed è disponibile in diverse lunghezze, extra fine, fine, medio, broad. Sistema di caricamento. La penna si carica a stantuffo. Nel corso degli anni sono state prodotte diverse edizioni speciali della Hemingway, con variazioni di colore e materiali. Alcune delle più rare e ricercate sono la Hemingway Special Edition del 2006, un vero trionfo in madreperla, e la Hemingway Bronze del 2010. È una penna di alta qualità, realizzata con i migliori materiali e con una grande attenzione ai dettagli. È una stilografica iconica. È un oggetto da collezione molto ricercato, che può aumentare di valore nel tempo con i prezzi che variano a seconda del modello e delle condizioni. Ma in genere si aggirano minimo tra i 1.000 e i 3.000 euro, ma poi in fondo il prezzo lo fa la richiesta e soprattutto l'anno in cui ascoltate questo video. Insomma, per farla breve, la Mont Blanc Hemingway è veramente una di quelle penne che qualunque buon collezionista è riuscito a accaparrarsene
almeno un esemplare. Un abbraccio e alla prossima. If we do it, we need to do it bold. I remember when I received my first Mont Blanc. I don't know if everybody remembers that, but I do, and I remember this beautiful box. Precision, simplicity, timelessness. Let's build a building that is going to be like one of these beautiful cases. Yes, that's it. And in the inside, we're going to work with different white materials. Besides being a black box, it's also a sort of a screen that shows the movement of the hand, shows different layers, recalls the mountain. We saw, you know, the building growing step by step, and then and now it's just a magic place.